Andiamo a sentire il verdetto dalla voce di Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Jason Herzog has called a stop to this contest at 2 minutes 54 seconds of the very first round, declaring the winner by submission due to a rear naked choke, Mara Romero Barrera. Tutta la gioia di Mara esplode. Vediamo anche con la bandiera dell'Honduras, perché sappiamo che arriva dall'Honduras, ma con la doppia bandiera. Beautiful display of Brazilian Jiu-Jitsu. Grande esibizione nel jiu-jitsu brasiliano, grande vittoria. Intanto Mara urla sì ripetutamente. Sentiamo. Sono felice, è il mio giorno, è la mia notte, l'ho sempre sognato, sono qui e ho vinto! Sì! Sì, ha vinto Mara e siamo tutti felici. Invadiamo Twitter con l'hashtag UFC su Fox e festeggiamo Mara. Quando sei andata a terra l'hai messa davvero sotto pressione e alla fine è arrivata la rear naked choke. Guardiamo lo schermo tutti insieme. Abbiamo lavorato, anche se in una settimana abbiamo lavorato per questo match, ho avuto il preavviso di così poco tempo e abbiamo studiato. E questo, quando era a terra, era calma, trovare, stabilizzare, finalizzare. It was a hard camp. It was just 10 days notice, you know. But we studied her a lot, and we knew that once we got her down, it's going to be the metal time. Just take your time, breathe, and we're going to get the submission. Congratulations on a spectacular debut. Mara Romero Barrera, ladies and gentlemen. Le congratulazioni di Joe Rogan si aggiungono alle nostre. Tutta l'Italia delle Mixed Martial Arts è con Mara Romero Barrera. Brava Mara, complimenti.